Non ti aspetti mai che in una scuola succedano queste cose. Il blitz in aula con l'arma, una pistola a giocattolo, l'aggressione, i fendenti. Momenti di paura questa mattina in classe all'Istituto Emilio Alessandrini di Abbiategrasso, in provincia di Milano, dove uno studente di 16 anni ha accoltellato una professoressa, Elisabetta Condò, 52 anni. Ho sentito un forte trambusto, abbiamo sentito rumori di banchi, di persone che correvano. Sono da poco passate le 8 di questa mattina. Il ragazzo si presenta in classe, intima i compagni di uscire dall'aula, impugna una pistola. Loro non lo sanno, ma è un giocattolo, si scoprirà poi, una pistola finta a gas. Ma è con un coltello che si scaglia sulla professoressa, che viene ferita al braccio. La professoressa scappa in bagno per mettersi in salvo. Urla, caos, l'urla straziante della donna. E ho sentito emergenza. Hanno urla dei ragazzi che scappavano dalla classe. Sono scappati tutti subito. Poi ci hanno fatto evacuare al cortile. Viene allertato immediatamente il 112. Sul posto accorrono carabinieri e 118. Alle 8.30, quando i militari entrano in classe, il ragazzo non oppone resistenza e lascia la pistola sul banco, ben visibile. In pochi istanti viene bloccato. E lascia sul banco anche il coltello, una lama di circa 30 centimetri. E al nostro arrivo l'istituto era stato già completamente evacuato. Il ragazzo era rimasto in aula, e era cosciente, riportava delle ferite lacero-contuse e collaborativo. La professoressa viene ricoverata all'ospedale di Legnano, con ferite all'avambraccio e alla testa, ma non in pericolo di vita. Anche lo studente riporta leggere ferite e viene trasferito in codice giallo all'ospedale di San Paolo. Cosa abbia mosso il giovane aggressore? Ancora un mistero. Da quanto risulta, il 16enne non avrebbe precedenti né problemi di natura psichica. Sembra che il minore, con buon rendimento scolastico, rischiasse il debito in italiano e in storia, le materie che insegnava la professoressa Condò. Motivo questo, forse, alla base della violenta aggressione. Mentre colpiva, guardava nel vuoto, raccontano i compagni, i testimoni di quegli attimi. Sembrava che non provasse nessuna emozione. Ho sentito delle urla, ho alzato lo sguardo e ho visto lui che la coltellava. Ha colpito su tutto il braccio destro. Dopo aver coltellato, ho visto che aveva una pistola in mano, la stava alzando, la stava per puntare e poi sono scappato. A parlare ancora scosso un compagno di classe del 16enne che in un liceo di Abbiategrasso durante la lezione ha colpito con un coltello la professoressa di italiano e storia. Lui era in un gruppo con altre persone, aveva detto scusa agli altri per quello che avrebbe fatto, però nessuno capiva. Lui l'ha coltellata e dopo aver estratto il coltello ha tirato fuori una pistola e ha detto a tutti quanti di uscire fuori dalla classe. La lezione è iniziata da meno di mezz'ora. Gli alunni stanno svolgendo un compito divisi in gruppi. La professoressa dice al ragazzo di prepararsi per un'interrogazione. Dopo, quando la prof era andata in un gruppo e si è chinata, lui è arrivato da dietro e ha coltellata. Ferisce la prof con un pugnale con una lama da 20 centimetri. Poi estrae una pistola, finta, ma i ragazzi in quel momento pensano sia vera e iniziano a scappare in preda al panico. In quel momento avevo paura, quindi sono uscito. Nelle scorse settimane il ragazzo si era reso protagonista di alcuni episodi di indisciplina, come ci racconta il preside Michele Raffaeli, ma nulla che potesse far presagire una violenza di questo tipo. Sicuramente era un ragazzo attenzionato dal consiglio di classe, per alcuni episodi, e ne avremo parlato domani con la famiglia perché era già stata convocata, ma non cose gravi, cioè situazioni diciamo che necessitavano un'attenzione particolare, ma proprio per risolverle insieme con i genitori. La professoressa che è molto in gamba, molto attenta a tutte le situazioni, a personalizzare la didattica. Quindi non si riesce a capire che cosa possa aver scaturito questo. No, non avevamo nessun segnale. Ancora sotto shock gli studenti. Avevamo paura, abbiamo ribaltato i banchi perché pensavamo volesse spararci, ci raccontano. Erano delle urla fuori dal normale, non sapevamo cosa stesse succedendo. La bidella è andata a controllare subito ed è tornata dicendo che appunto aveva una pistola e siamo chiusi in classe. Un forte trambusto, abbiamo sentito rumori di banchi, di persone che correvano, comunque era urla, caos, l'urla straziante della donna era. Il 16enne che ha atteso in classe l'arrivo dei carabinieri è ora ricoverato all'ospedale San Paolo di Milano in neuropsichiatria. Non ha ancora chiarito i motivi che l'hanno spinto a tanta violenza.